illustrare la soluzione di una mini linea da tavolo per marcare i vostri prodotti con date e lotto utilizzando un marcatore industriale da linea. Vediamo concettualmente come è composto. È un nastro trasportatore da 60 cm, largo 20, ha le guide laterali mobili in modo di posizionare in questa zona l'oggetto. Dietro abbiamo il motore e vediamo anche come viene fissato e come si regola il marcatore. Allora, per prima cosa, vediamo questo. Quest'asta serve che una volta fissato il marcatore posso regolare l'altezza della marcatura. Fissiamo subito il marcatore. Il nastro viene già fornito con tutte queste staffe a corredo per marcatura sia in orizzontale che in verticale. Le viti. Questo punto rifissiamo il marcatore. Come vedete c'è uno scasso proprio per posizionare la testa di stampa. A questo punto mettiamoci un po' l'asta e fissiamo il tutto. A questo punto abbiamo installato il tutto, vediamo il funzionamento. Prendiamo un oggetto da marcare, facciamo una simulazione. Prendo il mio oggetto, allento le guide, anche queste le devo regolare perché la marcatura è a contatto. Quest'altre. Questo punto allento queste frontali. Chiudo. Adesso lo accendiamo. Perfetto, la posizione è corretta, vedete scorre e prende.